In Grecia questo nuovo partito 7%, beh, Alba Dorata, l'Alba mi ricorda la Golden Dawn. La Golden Dawn. Questo partito vuole fare cose 7% ci può fare di meglio. Si può fare come di meglio? Si può fare, no, di dico per dire, il 7% è un buon risultato, si può fare di meglio. Sei molto, molto contento. Normalmente il trend dei partiti xenofobi duri e puri, non che io abbia simpatia per carità di Dio. Come dimostra il risultato francese è sul 18. Sì. E qua, questo lo fa godere come un pazzo, diciamo. Il 18 la Le Pen. Il 18 della Le Pen è un primo traguardo superabile, perché la donna è molto in gamba. Sì. A me il professor Pallavidini, che ieri avete trattato un po' maluccio, diciamo, lo trovo un intellettuale comunista col quale dialogheremo volentieri. Il professor Pallavidini è autore di un saggio teorico sul bolscevismo. Si può definire anche marziano. È autore di un trattato teorico sul bolscevismo che è stato apprezzato da Suslov. Ma chi se ne frega? Ma non è un coglione comunque, chi se ne frega? No, cioè, Suslov, ma ci ha parlato si intende oggi di bolscevismo più di noi tre. Ha detto che Hitler è stato un grande statista. Ma lui vi ha provocati. Il gusto della provocazione, secondo il mio modestissimo parere, è un segno di intelligenza e di anticonformismo. Ma ha detto una cosa che voi dovreste apprezzare, ma vi ha presi per il culo. Ma lei non direbbe mai che Hitler è un grande statista? Io sa com'è. Basta un no, di questi tempi non si può dire niente. Perché però, sa, viviamo in libertà vigilata. Però, e certo, diciamo, tenendo conto delle deviazioni criminogene del regime nazista, non si può fare ancora leggere un'affermazione del genere. Quindi Pallavidini ha detto su questo punto una grande stronzata. È possibile che alcune cose del nazismo possano avere oggi una globalità. L'ecologia. Walter Darré hanno fatto milioni di morti, mi parla dell'ecologia, del nazismo, Borghezio, ma dai matti! Questa è criminalità, forse lei non sa che ha fatto l'ecologia. Ma no, che cosa non il nazismo, quel regime, in quel periodo ha avuto un ministro, ha avuto dei criminali che sono quelli che hanno perseguitato e soprattutto ucciso i dissidenti, gli ebrei, eccetera, eccetera. I zingari, gli omosessuali. Esatto. Anche gli zingari hanno ucciso, Certo, fenomeni criminali, no, che tutti condanniamo. Tutti condanniamo. Noi presenti condanniamo. Sì, però, possiamo dire questo. Esatto. Le persone civili condannano. Ma non possiamo mica facciamo sull'ambiente era molto sensibile. Darré era sensibile all'ambiente. Perché Carl Schmitt era un cretino, il più grande giurista tedesco dell'epoca, e aveva la tessera del partito. E possiamo dire che era un cretino. Ha fatto buone cose il nazismo. Heidegger. Lo vogliamo non lo lasciamo stare. Però ha fatto buone cose il nazismo, no? No, ha fatto delle buone cose. Va condannato. Però ha fatto buone cose. No, lei ha detto in ecologia, nell'ecologia era. No, io ho detto tutta un'altra cosa. Ho detto che il ministro dell'ambiente, comunque quello che era di fatto dalla storia, perché sennò mi sembra è stato uno dei precursori dell'ecologia. Le ricerche sul cancro, forse lei non lo sa. Ma chi se ne frega? Forse lei non lo sa. Ma chi me ne frega di Cristiano le ricerche spaziali. È uscita una notizia importante. Von Braun, vogliamo dire che l'ha inventato Kennedy era in prima fila questo brutto regime. Nell'ecologia e nelle ricerche spaziali era l'avanguardia. Considerato doverosamente la condanna morale del nazismo, ma come lei sa, regime, sai come diceva Roberto Benigni, no? Che a lei non piace praticamente. Benigni diceva: è come se mi venisse a casa un idraulico, mi trombasse la moglie, mi violenta la figlia, mi spacca tutta la casa, e dice l'idraulico: però guardi che bella caldaia che ha fatto, è la stessa cosa. No, ma dico, abbiamo presente che cos'è Verona, che cos'è? Gli altri hanno vinto a Canicati senza. Ovviamente disprezzo per Canicati, che è una bellissima città produttrice di uva bianca eccezionale, però Verona è un altro discorso, cultura, storia. Anche Palermo è cultura, storia, civiltà, non solo storica, ma anche Palermo. Palermo è una città straordinaria. Con il consueto discorso a parte i palermitani, a parte altre considerazioni, mafia, eccetera. Però città straordinaria. Orlando non mi dispiace, uomo di cultura, c'è a parte, diciamo, questo rapporto sulla questione Falcone, sul quale direi
stendiamo velo pietoso. Però di cultura parla il tedesco. Cultura, è visto, un uomo di cultura mitteleuropea. Visto che ritardi, parla il tedesco. È uomo che le piace. Parla il tedesco. Le piace il tedesco. Parla, ha insegnato nell'università della Germania. Sì. A me la Germania piace, diciamo, la Germania di ieri. Più l'Austria. Di ieri. Più l'Austria. Di sempre. Più l'Austria. Più l'Austria. Più l'Austria. Più l'Austria. A me piace molto l'Austria. L'Austria è confinante con noi. Confidiamo. Perché l'Austria ha dato anche i Natali. Alle montagne come noi. A chi ha dato i Natali? No, non tocchiamo i Natali, no, perché avete saputo la cosa, cioè? Che è successo? Hanno buttato via le lapidi dei Natali, certo. Queste cose non si fanno. Dei Natali di chi? Questa è una decisione dei politici. Ma dei Natali, sono Natali di chi? Non perché capiamo. Io vi dico le una cosa di Hitler, io vi dico, Hitler. Sì. Queste sono decisioni che fanno pugni con la civiltà. Ma scusi, io non capisco perché l'antifascismo faccia, promuova queste cose. Ma lei andrebbe sulla tomba di Hitler, ad esempio? C'è andato io non ci sono mai andato. Però se io avessi assistito alla rimozione della lapide dei genitori, di lui è un altro discorso, ma dei genitori, mi sembra una cosa una di profanazione, una cosa intanto, di civiltà. Cari ascoltatori, teniamo duro. Lo tenete durazzo, veramente, non proprio duro. Durazzo, un po' durazzo. Teniamo duro. Non spostiamo geograficamente l'asse portante del nord. No, ma scusi, non è che l'ho spostato termina... io, è andato qualcuno a prendersi una laurea? No. La notizia è stata smentita. Metta la cuffia bene. La notizia è stata smentita. Non frequentiamo l'Albania, paese bellissimo. Sì. A parte gli abitanti è veramente un paese straordinario. No, dico, a parte il problema degli abitanti, a prescindere dagli abitanti sui quali ognuno mantiene il giudizio che ha. Le poche volte che sono stato in Albania per trasmissione di lì all'epoca della emergenza degli sbarchi, ho avuto contatti con i nostri piccoli imprenditori che mi hanno parlato benissimo delle operaie, delle piegate albanesi che lavorano moltissimo. Gli uomini non fanno un cazzo, tutto il giorno al bar a fumare il narghilè, eccetera. Sono fiori di intellettuali stretti degli arabi. Basta andare a Tirana a vedere, le donne lavorano tutte moltissimo, operaie perfette, gli uomini non fanno un cazzo. C'è un certificato, il capo dell'università ha detto, il rettore, quello che è, ma è un capo università di Tirana, penso. No, di Durazzo. Che vuol dire? No, dico, è stata una bella colonia della Serenissima, però tempori musillis. Ma come tempori? E adesso c'è un'amministrazione diversa, non c'è più la Serenissima. Sarebbe un paese da cancellare dalla carta geografica? No, assolutamente, è un paese del terzo mondo. Ma come del terzo mondo? Che va aiutato. Ma come del terzo mondo? Cosa sta dicendo? Ma siete voi che siete andati a prendere una laurea lì? Ma perché ridete voi? Europea. No, però scusi. Non fa parte dell'Unione Europea. No, ho capito, ma si può dire che è del terzo mondo. Qualcuno li vorrebbe, noi no. Scusa, c'è l'acqua, c'è l'Adriatico. Scusi, come però, c'è l'acqua? Ma scusi, però io dico una molti cosa. Molti muoiono per venire in Italia, Borghezio. Beh, quelli poveretti. Per fortuna non ne muore più nessuno, no, perché non partono. Non hanno capito che ci sta meglio là. No, adesso no, magari non partono. È quello col governo Monti. Chi è quel pirla che viene in Italia? No, ma questo... Uno che guarda in televisione, sente 5 minuti un discorso di Monti, pedala via subito. Lacrime e sangue per tutti, destino grigio, futuro niente, tasse, non lo so, manca solo che dica servizio militare di 18 anni a pulire i ceri, non lo so. Però scusi un attimo, che cosa dobbiamo da un certo fare? Punto di vista il sangue vuole il sangue, è peggio di un vampiro. Deve ritirare questa candidatura Bossi o no? Sì. Bossi, quello che fa per me va sempre bene. Va sempre bene. Bossi è un uomo lucido, intelligente. Ha sicuramente già conquistato un posto nella storia. Persona onesta, io li ho conosciuti da vicino al transatlantico, delle facce da delinquente. Cioè, chi è la delle faccia da delinquente che ha visto il transatlantico? Chi è la più grande, come lei? Come direbbe lei? È difficile fare un elenco esaustivo. Sì. Esaustivo. Io le faccio un esempio. Sì. Sono stato 10 anni in commissione antimafia. Sì. Appena sono entrato, ho detto: cazzo, che facce da mafiosi! No, tutti in commissione. No, perché ce n'era uno che era imputato di omicidio mafioso. Era uno della DC. Non faccio il nome, credo che sia anche mancato. Il signore con la barba, una faccia terribile.
Perché? Ho capito. No, cioè, scusi, però, diciamo, Lombroso non era un cretino. No, no, anche con Belsito, anche su Belsito, però c'è qualcosa da dire anche sul signor Belsito, diciamo, su questo punto di bastava vista. Bastava non essere cretini per non capire chi era. Beh, ho capito, però l'avete messo voi là. La madre dei cretini è sempre incinta. E chi è che l'ha messa? La madre dei cretini, questo? Non lo so. Tanti poi i padani sono sempre stati eccezionali. Guarda, ma le piace servi di anche Roma Virgilio fuori. Peraltro, se volendo se risalire un po' indietro, le piace quando dice servi di Roma fuori? Sì, suscita quel naturale disgusto verso il servaggio. Cioè, ci hanno allevati nelle scuole, giustamente il Gran Maestro potrà attestarlo, nel culto della indipendenza, dei valori di libertà, eccetera, e poi dobbiamo essere servi di questi qui che stanno a Roma con quelle facce, non lo so. Quali facce, scusi? Quelle che ho visto io a Montecitorio. Che facce hai visto a Montecitorio? Di tralazzatori. Casini è il terzo polo, cosa le ispira? Parliamo di Casini un attimo. Casini è un esempio classico di questa nomenclatura politica, di vecchio stampo, non solo democristiana, ma anche socialista, cioè, dei vari del vecchio sistema. Che resiste, come dice Rumor, ne ha detta una giusta, mi ricordo. Chi? Rumor disse, disse una volta: Rumor, noi siamo come l'erba gramigna, più la tagli più ricresciamo flore. Quindi Casini è una gramigna. È l'erba gramigna della politica. Ma visto il terzo polo è finito un po' male alle elezioni. Il terzo polo non contava un cazzo prima, e figuriamoci adesso dopo questo risultato elettorale. Scusi, il concetto politologico. Il concetto politologico che non contano un accidente di niente. Sì. Sono un ectoplasma politico. Grai, questi posti qui del parastato, solo leccando, no, si fa carriera. Cioè, parliamoci chiaro, lo sappiamo tutti. Cioè, solo Borghezio lo dice, in Rai non per uno su un milione che fa carriera, che entra col concorso, gli altri tutti grazie al calcio in culo della partitocrazia. Ma anche voi avete messo i vostri Rai, però sì, anche quali, avevano la testa in tasca persone della Lega Nord, ma i nostri intellettuali, i nostri artisti veri. Ha saputo dei ritardi che ci sono stati nello scrutinio in Calabria, in Sicilia? Dovevamo accennarne quando abbiamo parlato dell'Albania. Situazione d'Albania, cioè un paese, la vorrei porre anche in sede europea. Cosa, diamo contributi agli Stati Uniti, diamo Calabria, contributi, Sicilia, diamo contributi e li facciamo gestire a un ceto politico, non ai calabresi e ai siciliani, che io rispetto, ma un ceto politico siculo calabrese che ci mette quattro giorni, vergogna pazzesca, a produrre risultati elettorali. Ma quello non è il peggio. E qual è il peggio? È che costringono la gente della Sicilia e della Calabria a fare 1000 chilometri per andarsi a fare gli esami e andarsi a far operare al nord. E invece? Questo schifo di gestione di questa classe politica del meridione, che è la vera nemica del popolo meridionale. Io ho un solo rimpianto, che non ci sia un Bossi al sud, che gli farebbe a questa gente qui. Ma con Lombardo avete fatto anche l'accordo, con Lombardo, voi della Lega, con Lombardo, l'accordo avete fatto per una fase. Io ne ho fatte di peggio, ho dato fiducia persino a quello di Taranto, che aveva fatto una Lega, sembrava una persona... Cito. Ma come lei, massone? Gli dia una tessera ad onore, ma la massoneria. Il Gran Maestro è una persona seria. Ad esempio, sulla prima considerazione fatta, sulle lapidi tolte, sulla memoria. Memoria storica cancellata, che questo è un vizio di provincialismo culturale gravissimo. Iscriviamolo alla sua massoneria. Iscriviamolo alla sua massoneria. Dall'indipendenza della Padania. Non copiate Alessandro Mussolini, che ha tentato di mettermi il tricolore. Io lo accetto, questo. Ovviamente. No, ma se lo mette al collo, non me lo metto al collo. Ma perché? Non me lo metto al collo, non c'è. Se mi lasciate si vergogna della massoneria. Il popolo chiede. No. Si vergogna della massoneria. Lo accetto come dono, se naturalmente il Gran Maestro me lo vuole donare, perché rappresenta il simbolo di un'associazione, di un'organizzazione che in origine fu una delle organizzazioni tradizionali. Dobbiamo chiudere. E va rispettata. E non va resa oggetto del gossip, di queste cose qua, così scherzose. E anche in presenza del Gran Maestro. Ci sentiamo lunedì 18:30. La metta al collo. Me la tengo nel, preziosamente nel sacchetto apposito.